Io devo fare soltanto una precisazione. Il protagonista di questa storia, il primo protagonista, poi ce ne stanno altri, no? Io ve li racconterò. È stato molto chiaro con me quando mi ha raccontato questa storia, che poi è stata naturalmente verificata, eccetera. Non voglio che si faccia il mio nome, devo restare nell'anonimato, anche perché questa cosa è capitata per caso. Non voglio apparire, non voglio che si dica, e io naturalmente non farò il nome di questo signor concittadino mio di Mirabella e Grano, di Passo di Mirabella per la verità. Che cosa è accaduto? È accaduto che il 13 di febbraio di quest'anno questo signore, questo amico mio, passando molto presto davanti alla chiesa di Passo e Grano, ha sentito un cucciolo che si lamentava, un cucciolo di cane che si lamentava. Questo cucciolo di cane, la regia può farci vedere qualche cosina? Eccolo qua, ecco qua, ecco. Questo cucciolo di cane stava con la faccia rivolta verso il muro della chiesa. Qui siamo davanti alla chiesa. Quando questo amico si è avvicinato, ecco qui invece poi un'altra mano generosa ha portato del latte un po' più tardi. Ecco, ma quando questo amico si è avvicinato, ecco, l'accarezza, lo fa, cerca di dire non aver paura, il cucciolo, che poi è stato ribattezzato dalla famiglia che lo ha adottato, è stato ribattezzato Sole, qui l'avevano registrato come Franci, Franci è il diminutivo di Francesca, Franci. Questo cuccioletto aveva talmente paura, era talmente terrorizzato, non si è mai capito chi lo ha abbandonato. Due ne sono stati abbandonati: lei, che è una femminuccia, e il fratellino, un maschietto molto bello, bello quanto Sole. Ecco, allora, questo amico ha dato l'allarme. Ha dato l'allarme perché dal muro che avete visto dove stava il cucciolo, alla strada, una strada molto molto trafficata, ci sono esattamente 20 metri, anzi di meno, 15 metri. Il cucciolo già aveva tentato di spostarsi sulle scale e di andare sulla strada. Ecco qui, qui vediamo la signora Martina. La signora Martina, eccola qui, la signora Martina non è Irpina, è di Mestre, poi ne parliamo. Ecco qui, questa è casa, perché poi che cosa è accaduto? È accaduto che questo signore di Passo di Mirabella ha dato l'allarme, ha cercato di fare qualche cosa e si è rivolto ad una volontaria che si interessa proprio di questi cuccioli, una volontaria che è di Mirabella e Clano, si chiama Paola Guarino, io la nomino perché fa un lavoro davvero straordinario, e Paola Guarino hanno innanzitutto accolto questo cuccioletto, gli hanno fatto fare le vaccinazioni, tutto quello che bisogna fare, vedete quanto è bello, è proprio straordinario, qui già sta a Mestre, qui già è diventato un Veneto, non ci azzecca qui l'autonomia differenziata, almeno almeno per i cani cerchiamo di essere tutti italiani, no? Tutti con uguali diritti. Eccolo qua, vedete quanto è caruccio, 13 febbraio. Marzo, insomma, il cucciolotto qua c'ha praticamente un mese, guardate quanto è bello. Comunque è stato vaccinato, hanno fatto tutte le cose che si fanno e poi hanno lanciato l'invito sui social per tentare, ecco qui è nella casa di Mestre, da Passo Eclano a Mestre, che bello. In questa casa di Mestre è stato adottato, ecco, è stato lanciato l'invito a chi volesse adottare il cucciolo Sole. E questa famiglia di Mestre, dopo la vedremo insieme come chiusura, vedremo la foto di tutti insieme, che qui è nella casa, ha adottato, guardate quanto è caruccio, è il cane, il cucciolotto, la cucciolotta che avete visto prima con la faccia al muro, quasi a chiedere protezione. Guardatelo, guardatelo, è semplicemente straordinario. Che bella storia, una storia minore, una storia minima, se volete, una piccola storia, ma che dà anche il senso, che questa è la famiglia. Questa è la famiglia di Mestre, lei è la signora Martina, il marito, la figlia e la famiglia che ha adottato
il cagnolino, la cucciolotta di passo di Mirabella. L'hanno chiamata Sole. Ora, tutta questa storia, ce ne stanno tante di storie come queste in giro. C'è tanta gente che fa volontariato, c'è tanta gente che si prodiga per dare una cuccia, no, ai cuccioli, per crescere, per adottare un cagnolino. La morale della favola è proprio questa. Io inviterei soprattutto le persone che verso gli animali si comportano, mi verrebbe da dire da animali, ma non vorrei offendere gli animali, si comportano davvero molto molto male, un po' a ripensarci, un po' a stare un attimo più attenti, a cercare di risvegliare i propri sentimenti, ma soprattutto vorrei invitare tutte le altre persone, a cominciare da me, che già l'ho fatto per la verità, adottate questi cuccioli. Evitate che questi cuccioli finiscano in qualche modo ammazzati, perché la sorte loro alla fine, se non c'è chi li adotta, o è stare nei canili in attesa appunto di cose, e non possiamo, i canili, per quanto possano essere attrezzati, non sono il luogo giusto per i cagnolini. Adottateli, ecco l'invito, adottateli, seguite l'esempio della famiglia di Mestre, la signora Martina di Mestre, e seguite l'esempio di Paola Guarino e di Maria Rosaria Pascarella. Maria Rosaria Pascarella, anche lei è di Mirabella e Clano, la quale ha dato una mano nelle prime ore a questo signore, a Paola Guarino, per salvare questo cucciolo. A venerdì prossimo.